Anch'io mi unisco ai ringraziamenti non rituali. Questa è un'occasione importante per almeno un paio di motivi. Uno, perché abbiamo visto i numeri. Ringrazio quindi la dottoressa Battistoni per la sua analisi. E spesso, come dire, i numeri sono carenti in questo paese. La sensazione che a volte abbiamo è quella di un chirurgo che si accinge a fare un'operazione avendo accanto al tavolo operatorio l'attacco di un altro paziente, no? Quindi partire dai numeri è sicuramente un prerequisito per ogni ragionamento. L'altro elemento è il panel, come dire, dei relatori, cioè l'esigenza, che a mio modo di vedere ormai è indifferibile in questo contesto, cioè quello di fare rete, un concetto che è stato ripreso da più relatori, e credo che per l'emergenza che oggi viviamo e la risposta che dobbiamo dare all'Europa, la prima risposta è quella di fare rete tra operatori pubblici e operatori privati. Da questo punto di vista, l'esperienza di Assolavoro, che ha una rappresentatività dell'85% della somministrazione, 2.500 sportelli, 10.000 addetti, è quella di una cooperazione felice in diversi contesti territoriali che abbiamo messo in campo in questi anni, sia a livello provinciale che a livello regionale, dove abbiamo sostanzialmente dimostrato che la cooperazione tra pubblico e privato è possibile. È una cooperazione non conflittuale, è una cooperazione che si muove lungo uno schema che noi consideriamo ormai consolidato e che abbiamo anche in queste settimane rappresentato ai nostri diversi interlocutori istituzionali e non, molti dei quali presenti nella struttura di missione. Lo schema è il seguente: governance pubblica, operatività privata. Detto così sembra una cosa semplice, ma l'esperienza ha mostrato che la cooperazione tra pubblico e privato avviene in primo luogo dove il pubblico è più efficiente, dove il pubblico capisce che c'è un'esigenza e ha la possibilità di definire le linee di governance, quindi gli obiettivi, le popolazioni target, le misure di politiche attive che quel territorio ha bisogno. Quindi il primo tema è che noi auspichiamo un pubblico forte, un pubblico consapevole, un pubblico capace di coprogettare con noi le misure. Questo è l'altro elemento che abbiamo verificato sul territorio, la capacità di coprogettare insieme, perché poi le misure, sia nella fase di elaborazione che nella fase di attuazione, se non sono costantemente seguite dai soggetti che in qualche modo le mettono in campo, rischiano facilmente, come dire, di deragliare, perché vi sono degli elementi, dei tecnicismi, delle sintonie che devono essere individuate, che in una logica di co-partnership vera possono trovare la soluzione. L'esperienza ci insegna che quindi è, come dire, sicuramente e veniamo anche alla Youth Guarantee, di maggior garanzia per il cittadino, per i giovani, avere un punto d'ingresso di queste misure, di queste politiche che sia pubblico. Perché crediamo che il pubblico debba garantire trasparenza, debba garantire informazione, debba garantire anche servizi base di orientamento da parte dei cittadini e di coloro che hanno diritto alle singole misure. Una volta definito questo aspetto, riteniamo che l'operatività dei privati possa dare una risposta alle diverse esigenze, per una serie di motivi che sono, come dire, nel nostro DNA e sono, come dire, testimoniati dai numeri che in questi 10 anni abbiamo in qualche modo portato a casa. Il ruolo del pubblico nel nostro modello è quello poi di un attento monitoraggio dei risultati, una verifica degli accreditati o degli autorizzati. E quello che chiediamo con forza è un ranking degli operatori. Cioè, l'amico Nappi mi ha preceduto facendo riferimento alla necessità di superare lo slogan dell'occupabilità e lavorare sull'occupazione. Io sono pienamente d'accordo, ma dico anche che dobbiamo superare una situazione nella quale tutti gli operatori sono uguali, dove non si capisce chi porta a casa i risultati, dove non si capisce chi è bravo a fare che cosa e chi no, e che quindi determina per l'utenza, per il cittadino, per il giovane una incapacità ad orientarsi. Allora, se la logica è quella di definire un ranking, noi riteniamo in questo modello che il pubblico debba poi assicurare questo tipo di trasparenza, questo tipo di misurazione, questo tipo di visibilità che si traduce a sua volta per il cittadino, per il lavoratore, per colui che si trova nella fase di transizione, in una capacità di orientarsi nella scelta degli operatori sulle singole misure. Questo discorso ne porta con sé un altro, come dire, strettamente correlato, cioè il superamento di misure che finanziano l'offerta invece che la domanda. La formazione, come dire, finalizzata a esaurire i cataloghi formativi preesistenti o non finalizzata a
matchare le competenze con il mercato del lavoro in rapidissima evoluzione richiede, deve essere in qualche modo superata. Quindi nel nostro modello noi auspichiamo che si vada, poi lo vogliamo chiamare voucher, lo vogliamo chiamare dote, non vogliamo, come dire, appiattirci su modelli già preesistenti in singole regioni, ma la logica di attribuire ai singoli aventi diritto la capacità di spendita virtuale di una dote, di un elemento economico che possa essere speso presso i soggetti il cui ranking è stato in qualche modo definito dal soggetto pubblico, riteniamo che debba essere un altro elemento di garanzia del sistema. Le esperienze che noi abbiamo fatto sul territorio ci dicono che questa cooperazione è possibile, questa cooperazione ha portato risultati piccoli perché abbiamo cantieri piccoli, anche se molto illuminanti, e qui veniamo ad un altro tema, la necessità, soprattutto per le agenzie per il lavoro che sono anche multilocalizzate, di avere, in quanto anche imprenditori, come dire, un sistema che abbia un minimo di unitarietà a livello nazionale. E ora, noi non a differenza di Enrico, che si sente, come dire, frustrato nella sua desiderio di interloquire istituzionalmente su quelle che sono, diciamo, anche le querelle in atto in questo momento, io non voglio entrare su questo livello di interlocuzione, ma mi sento di rappresentare un'esigenza. Le aziende hanno bisogno di un quadro normativo univoco che possa garantire un minimo di uniformità di modello. Noi abbiamo utilizzato la metafora del ventaglio, cioè un centro e poi una diversificazione territoriale che possa garantire agli operatori, che come le agenzie sono per legge multilocalizzati almeno su 4 regioni, di non impazzire con, come dire, una frammentazione e una macedonia istituzionale che invece oggi rileviamo. E che vi possa essere, come dire, all'interno di questo modello alcune regole nelle quali ci riconosciamo tutti. Crediamo che questo tipo di approccio possa anche provare a dare un contributo per risolvere quel gap che pure è stato ricordato dalla fotografia dei dati sulla diversa presenza degli operatori nel Mezzogiorno e in alcune aree del Paese. Se noi creiamo le condizioni di carattere economico, e guardate, non stiamo chiedendo incentivi a pioggia, ma semplicemente un minimo di stabilità normativa e la capacità di poter progettare e programmare come imprenditori degli investimenti. Se noi creiamo le precondizioni perché anche in aree del Paese che attualmente vedono una copertura minore da parte dei soggetti privati, affinché si possano sviluppare degli investimenti su quei territori, perché le politiche attive del lavoro possano diventare, come dire, un elemento più importante di quanto non lo sia attualmente nei bilanci delle aziende, forse aiutiamo questo paese a fare una scelta. Chiudo con una provocazione ulteriore rispetto a quelle che ho già fatto. Dobbiamo uscire anche nei nostri dibattiti, nei nostri convegni, dalla prigione nella quale siamo rinchiusi, come dire, di affermazioni, come direbbe Popper, non falsificabili. Cioè, Popper diceva che un'affermazione è vera se vale il suo contrario. Allora, slogan come puntiamo sul mercato del lavoro più efficiente, più trasparente, più equo, puntiamo sull'occupabilità, che sono tutte affermazioni il cui contrario non vale, penso che oggi debbano essere in qualche modo messe da parte. Abbiamo di fronte delle scelte, dobbiamo sapere che queste scelte comportano il superamento di alcuni modelli, il superamento di alcune rendite di posizione, ma comportano per le parti sociali e per le istituzioni e anche per i privati una chiara assunzione di responsabilità. Da questo punto di vista, alle istituzioni chiediamo di avere un quadro, diciamo, regolamentare chiaro e stabile. Alle parti sociali, e faccio tesoro del patrimonio che nel nostro settore invece abbiamo, di un dialogo sociale che in 10 anni ha dato frutti, chiediamo, come dire, di continuare ad assumersi, come noi abbiamo fatto per esempio nell'ultimo rinnovo contrattuale, una responsabilità di portare avanti forme di flessibilità del lavoro che possano coniugare l'elemento di flessibilità con l'elemento di garanzia. Questo è un elemento importante. Se noi come privati dobbiamo dare un contributo nella costruzione di un mercato del lavoro meno inefficiente, se abbiamo una rete di clienti, di aziende, di soggetti presso i quali poter far lavorare i nostri lavoratori, probabilmente riusciamo da un lato ad aumentare il tasso di trasparenza e di flessibilità buona nel mercato e dall'altro riusciamo anche a garantire dei meccanismi di funzionamento del mercato del lavoro meno lontani dagli standard inaccettabili che oggi registriamo. Grazie.